abbia maggiore efficacia. Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e ho partecipato volentieri a questa iniziativa perché intendevo cogliere l'occasione per focalizzare quello che è il ruolo e la funzione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari italiani. Sono funzioni che spesso nel contesto della dialettica che si sviluppa in campo nazionale in ordine alla sicurezza alimentare, in ordine alla certificazione, in ordine alla tracciabilità del prodotto, si incentrano, dicevo, attorno a tematiche più specifiche di questo o quel prodotto, affrontando anche aspetti di distribuzione che trascurano invece quelli molto importanti che non sono stati, anche se venivano dati per moribondi, venivano considerati ormai strutture ampiamente superate, quelli appunto dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso. Brevemente voglio ricordare che il mercato all'ingrosso nasce come centro annonario di raccolta nel secolo scorso e di distribuzione del prodotto al bacino di utenza della propria città, della propria cittadina, del proprio paese. E già questo fatto comunque faceva risaltare quelli che sono alcuni elementi di forza della funzione e del ruolo di questi mercati. Perché non dimentichiamo che in sede di mercato, soprattutto nel secolo scorso, quando la gestione di questi mercati era una gestione diretta e quindi fatta dagli enti pubblici, i controlli di ordine igienico-sanitario venivano in qualche misura accentuati rispetto all'esterno dell'attività. Quindi c'era già un primo vantaggio da cogliere, che era quello del controllo che veniva fatto sui prodotti. Oltre ad avere la possibilità di raccogliere informazioni utili per orientare gli indirizzi produttivi dei coltivatori e per garantire quindi la salute e soprattutto il potere d'acquisto dei consumatori. Non dimentichiamo che nei mercati la formazione del prezzo avviene in regime di vigilanza, non di controllo, perché non è possibile se non per fatti assolutamente macroscopici che le forze dell'ordine conoscono molto meglio di quanto non conosciamo noi direttori di mercato. Ecco, se non per fatti macroscopici l'intervento non è mai oppressivo e non può essere comunque restrittivo. È però di vigilanza, è però di prevenzione, è però di stimolo perché si crei un'effettiva concorrenza e si creino anche le condizioni di una effettiva e trasparente formazione del prezzo. Quindi vado anch'io rapidamente per rispettare i tempi di routine che in qualche modo ci sono. Comunque il problema ovvio che emerge è quello ovviamente della sicurezza alimentare. E in questo senso non mi ripeto, ma nell'attività dei nostri centri agroalimentari e dei mercati giocano in forma preventiva attraverso la direzione, in forma repressiva attraverso sempre la direzione, con la collaborazione delle forze dell'ordine in senso più generale, ma con le ASL, con i veterinari, con gli istituti zooprofilattici, con raccordi anche che abbiamo ultimamente sottoscritto con il Ministero delle Politiche Agricole, il Dipartimento della Tutela della Qualità e della Repressione delle Frodi Alimentari, siamo in condizione
di sederci attorno a un tavolo nel quale le forze dell'ordine, i soggetti che rappresentano e vigilano sull'igiene e sulla sanità si stanno sempre più costituendo in forza di collaborazione stretta. Non l'ultimo abbiamo il settore ittico anche coinvolto il comando generale delle capitanerie di porto, che in qualche modo nei mercati ittici svolge un'apprezzata funzione di prevenzione e di repressione. Quindi ecco, in questi ultimi anni tuttavia la nuova concezione di un mercato moderno, si è parlato di mercati di terza generazione ormai abbondantemente diffusa anche in campo accademico. Io direi che possiamo cominciare a parlare anche di mercati di quarta generazione, e ci proponiamo di fare assieme ad Union Camere, nostro partner, anche un'iniziativa editoriale che poi troveremo le forme e le modalità di diffondere, e con alcune università nazionali, i mercati di quarta generazione che configurano nuovi aspetti sui quali il direttore di mercato è chiamato a vigilare, a orientare. Quello della quantità ed eterogeneità dei rifiuti e la gestione dei quali comporta evidentemente una serie di problemi non semplici e non facili, visto la mole imponente di imballaggi di plastica, di legno, di carta, di cartone, con scarti organici di vetro e compagnia. Secondo problema, un secondo tema che connota questa figura di mercato moderno è quello della razionalizzazione dei trasporti. Ho quasi finito. La razionalizzazione dei trasporti connessi con l'approvvigionamento della rete distributiva della città. In altri termini, si tratta di avviare dei progetti che, come già sperimentati in Italia, abbiamo un esempio a Parma, ma Rangy in Francia, a Parigi, che portino, sono denominati progetti di Eco City. Già la parola espone il concetto di fondo. Ed è quello di vedere il mercato all'ingrosso, il centro agroalimentare, come punto terminale di distribuzione, di raccordo con i dettaglianti e con i mercati rionali. Se questo lo possiamo fare con mezzi che hanno ridotte emissioni, se non addirittura farlo con mezzi a trazione elettrica, evidentemente noi abbiamo fatto un servizio a favore del nostro ambiente e della possibilità di rendere più umana e vivibile la città. Questo esempio è già sperimentato a Parma, stiamo attuandolo assieme in altri mercati, e per cominciare a vedere come si possa razionalizzare anche la consegna dei prodotti con un unico mezzo, un mezzo carico che parte a emissioni ridotte e che serve più operatori, evidentemente decongestiona il traffico, riduce le emissioni, crea tutta una condizione di maggiore e migliore vivibilità nella città. E ultimo tema che connota questa figura e tratteggia questo modello di mercato all'ingrosso di quarta generazione è sicuramente il risparmio energetico, che deve essere, che viene ottenuto da fonti rinnovabili. Qui
il dibattito è ampio e non spetta a noi direttori stabilire se il solare è meglio dell'eolico, dell'idraulico, della geotermica, del biogas. Io ho messo tutte quelle, ma si allungano ogni giorno di più biomasse e compagnia. Sono però evidentemente all'attenzione della gestione e della migliore efficienza ed efficacia della direzione dei mercati, anche questa tematica che va affrontata in un contesto in cui effettivamente gli scarti alimentari organici e non abbondano in quantità considerevoli. Sicché, ecco, noi siamo impegnati su questa linea da oltre mezzo secolo a contribuire a dare professionalità, facciamo anche noi dei corsi di aggiornamento, chiediamo di partecipare a tutti quelli che sono i processi di ulteriore professionalizzazione dei direttori. In questo senso, ecco, abbiamo il piacere di vedere soprattutto in questi ultimi tempi il riconoscimento della non visibilità dell'associazione, che non deve prendere voti da qualcuno o da qualche un altro, ma quello di puntare a un rafforzamento nella filiera, di tutti i componenti della filiera, evitando che si sorgano conflittualità di politiche associative che privilegiano questo o quell'aspetto. Forse è complesso, è complicato, ma ecco, il rappresentante della Coldiretti ha parlato prima dei farmer market del chilometro zero. Per esempio, non sarebbe impensabile poter sviluppare alcune iniziative in alcuni mercati ospitando anche eventi di questa natura. Siamo a disposizione anche per un confronto con tutti i soggetti della filiera. Grazie. Bene, grazie.